Una data storica per il Sannio, perché è la prima gara ufficiale, la prima volta che si riunisce qualcosa sulla diga di Capo Lattaro. È una gara regionale dove il nostro obiettivo non si deve fermare lì con la gara regionale, ma dobbiamo pensare al futuro. E i dirigenti del CONI, che sono stati qui sul posto a visitare la diga e sono rimasti entusiasti, ci hanno detto che ci daranno l'autorizzazione anche per la pesca sportiva e per il nuoto, oltre al canottaggio. Queste sono quelle che sono le nostre aspettative, oltre che non solo fare le gare regionali, ma sperare per l'anno prossimo o in futuro quello di fare delle gare nazionali, senza mai tralasciare quello che è l'obiettivo primario della diga, cioè la potabilizzazione delle acque e l'irrigazione. Bene. Come diceva lei, nelle nostre chiacchierate ci sono ben 9 laghi che caratterizzano il Sannio, quindi sì, un'idea complessiva sulla quale si sta cercando di ragionare con la SEA. Ma per la verità io non le conoscevo, vi devo dire, devo confessare la mia ignoranza. Sono venuto a conoscenza tramite il presidente Collarile dei 9 laghi che stanno e stiamo cercando di coordinarli tutti insieme per realizzare qualcosa di costruttivo per le realtà dove si trovano.